Coach, oggi è stata dura, non penso sia stata più dura di quanto ti aspettassi, perché Oleggio non molla mai e l'aveva dimostrato anche nelle ultime quattro partite, fra l'altro vinte, quindi veniva a Firenze sulle ali di questo entusiasmo e la tua Fiorentina oggi è riuscita solo nella seconda parte del quarto periodo a dare la botta finale, a scrollarsi dosso Oleggio. Sì, la partita era particolarmente difficile perché Oleggio è una squadra di grande talento offensivo, molto in fiducia perché viene appunto, come dicevi te, da quattro vittorie di fila e ha vinto in campi molto caldi, molto difficili come San Miniato, Montecatini, la stessa Valsesa. Quindi una squadra sempre pronta a giocare le partite in trasferta con mentalità, infatti prova ne sia che noi siamo partiti bene ma loro sono rientrati tranquillamente in partita giocando con le loro cose. Nel secondo tempo molto bene la difesa, siamo ritornati a giocare con l'intensità dei primi 5-10 minuti e quello ha fatto la differenza. Credo che stiamo crescendo in questo aspetto, stiamo crescendo nel capire i momenti della partita. Stiamo avendo una buona continuità nelle vittorie casalinghe, quindi adesso dobbiamo continuare così fin dalla partita di giovedì con Alba, che è una trasferta dove i punti contano doppio, perché sappiamo che è sempre difficile vincere lontano dalle mura amiche. Ecco, appunto, questa partita era importante vincerla e vincerla magari risparmiando un po' di energie anche fisiche e mentali, forse non è successo, in previsione dell'impegno infrasettimanale e poi di Montecatini in casa domenica prossima. Montecatini oggi ha vinto fuori casa a Cecina, è una squadra ostica ormai, come dire, tu, la tua Montecatini tu la conosci molto bene, ecco, insomma. Quindi cosa ti aspettavi oggi? Ti aspettavi che la partita andasse in un altro modo, magari che la squadra riuscisse a sbloccarla e a chiuderla prima, oppure effettivamente Oleggio è questa? No, come ti dicevo, mi aspettavo difficoltà, mi aspettavo una squadra che non molla mai, una squadra che ha diversi giocatori che possono con i tre punti rimettere le partite in equilibrio, come Gallazzi, Spatti, che sono ottimi tiratori da tre punti. I due fratelli Hidalgo hanno un grande talento per molta imprevedibilità. Quindi, come ti dicevo prima, molto bene la solidità, molto bene la continuità in casa. Ripeto, giovedì partita Alba difficile e poi due giorni soli per preparare la partita con Montecatini, che si preannuncia molto molto complicata, perché è una squadra che l'unico scivolone, si può dire, che ha fatto è proprio con Oleggio in casa, dopodiché sta facendo veramente bene. Squadra che conosco bene, con tanti giocatori importanti per la Serie B, quindi due partite veramente toste. Non parliamo di classifica, Milano però oggi ha perso. Sì, io ripeto sempre le stesse cose, noi come si è visto oggi abbiamo ancora tanti limiti da limare, tante cose da migliorare, la classifica non ci interessa, questo pseudo obiettivo della Coppa Italia non è un nostro obiettivo di carattere inizio stagione, se viene siamo contenti perché è un'esperienza importante per questo gruppo, sarebbe sicuramente del vissuto insieme importante per crescere, ma non ci stressiamo per questo risultato e soprattutto siamo sicuramente dal punto di vista della classifica sopra le aspettative e sappiamo che sarà molto, molto difficile da qui in avanti perché tutti ci aspetteranno e soprattutto non guardando troppo avanti, ma noi allenatori già studiamo il calendario, il girone di ritorno per noi sarà particolarmente difficile con tante partite in trasferta veramente toste, quindi una partita alla volta, c'è da vincere Alba che viene da anche loro tre vittorie consecutive e sono due punti come vincere Omegna, quindi due punti importanti.